Signore e signori, bentornati negli studi di Telegolfo. Io sono Davide Guzzardi, questo è Overtime Football e insieme commenteremo quello che è successo in questo intensissimo weekend di calcio giocato. Innanzitutto in Serie D il Fondi di Mariani rimedia un altro pareggio, il Minturno in eccellenza frena la seconda in classifica, in promozione un pari indolore per il Formia di Rosolino che mantiene la testa della classifica, mentre in seconda categoria il derby tra Real Maranola e Marina Maranola vede vincente la coppia Carta Caruso sul team di Merola. Serie D è andata in scena la 27esima giornata del girone H, abbiamo detto un altro pareggio per il Fondi di Mister Mariani che pareggia 1-1 in trasferta sul campo di Torrecuso. Vedete insieme i risultati, il pareggio 1-1 del Fondi, altri risultati che ci possono interessare, la vittoria esterna per 3-0 del Francavilla, il pareggio della Virtus Francavilla 0-0 in casa contro il Manfredonia bloccata e il Nardò che pareggia 0-0 contro il Taranto. Sono tutti i risultati che muovono, o meglio non muovono, ma sono molto indicativi per la classifica del girone H di Serie D, perché la Virtus Francavilla resta in testa a quota 53 punti, a 51 segue il Nardò, a 49 il Taranto. È una classifica che diventa improvvisamente molto 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 corta, ecco, la vediamo adesso insieme. Restano due punti tra la Virtus Francavilla e il Nardò, proprio perché il Nardò pareggia 0-0 contro il Taranto, sono rimaste invariate le distanze in testa alla classifica. Il Fondi è sempre quinto a 43 punti, più 3 sul Pomigliano a quota 40 che vince in trasferta contro l'Isola Liri. Abbiamo detto il pareggio del Fondi di Mariani è il quarto risultato utile consecutivo, sebbene il terzo pareggio di fila, secondo nella gestione Mariani, un pareggio che è arrivato al 93esimo grazie al gol di Terracciano, proprio allo scadere al 93esimo riesce ad acciuffare il pari e a far conquistare un punto importantissimo al Fondi in chiave playoff. Noi abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare proprio al telefono Mister Mariani, andiamo a sentire insieme che cosa ci ha detto. Sì, diciamo che sono vestiti molto, non bellissimo, ma soprattutto giocando contro una squadra molto aggressiva, anche perché si deve salvare quando è in questi campi, l'aggressività diciamo è quella che regna poi, no, sul calcio, capito, quello che fanno loro. Noi siamo stati bravi a gestire certe situazioni, però non devo essere sincero, dobbiamo lavorare molto perché sto cercando di dargli un equilibrio per come intendo io il calcio, ecco. A volte lo facciamo, a volte non lo facciamo. E poi abbiamo preso un gol a un quarto della fine, una punizione da 30 metri, poi è stata un'azione da parte di tutti e siamo riusciti a pareggiare questa partita. In classifica comunque siete a più 3 dal Pomigliano dopo i risultati di questo fine settimana, è una distanza che non è più di sicurezza, voi pensate comunque ancora all'obiettivo di tenere un posto nei playoff? Sicuramente puntiamo ai playoff e puntiamo anche alla Coppa Italia, perché abbiamo questa competizione e dobbiamo dare il massimo per raggiungere quello, il massimo che possiamo fare, ecco. La prossima partita invece vi vedete impegnati in casa contro la Virtus Francavilla, la prima della classe che per gran parte del campionato è sembrato fare competizione a sé, adesso ha perso un po' di colpi ma rimane comunque una corazzata. Come preparerete questa partita a fronte proprio, come ha detto lei, degli obiettivi stagionali? Ma giocare queste partite è bello giocarle, soprattutto contro la prima, no? Io, come ho detto ai ragazzi, io devo lavorare, dobbiamo lavorare molto sul campo, a livello fisico, a livello tattico, perché io intendo il calcio, che il calcio è corsa, aggressività, ci abbiamo 15 giorni di tempo per preparare questa partita e da già martedì saremo sul pezzo per preparare questa partita, tra 15 giorni giocheremo col Francavilla. E poi una domanda su come si sta trovando in questa nuova avventura, sono passate poche settimane da quando è seduto sulla panchina del Fondi, come
che tipo di squadra ha trovato, se è soddisfatto e cosa punta, appunto, magari qual è l'imprinting di gioco che vuole dare a questa squadra. Ma quando subentri a un allenatore, sai, la squadra già sta fatta, no? Tu devi un attimino adeguare a quello che trovi. È normale, poi ci sto mettendo del mio, cambiando anche il sistema di gioco. E poi abbiamo fatto un 3-4-1-2 perché credo che per l'equilibrio che posso dare. Mi trovo benissimo perché ho trovato una società organizzatissima, una società che non manca niente, come ho detto ai ragazzi oggi, e l'ho detto anche in sala stampa, noi non siamo dilettanti, facciamo i professionisti per l'organizzazione. E dobbiamo dare sempre qualcosa di più per questa società che sta mettendo questo campionato. Mi trovo benissimo a Fondi perché ho trovato delle persone eccezionali, tutte a disposizione. E questo per un allenatore è fondamentale, ecco. Veramente sono felice di stare in questa piazza che poi è una piazza storica poi alla fine, no? Per sempre fatto calcio, ma anche la sono da piacere, ecco. Chiaramente il gol è di Alleruzzo al 39esimo che risponde alla rete dell'1-0 di Terracciano, chiedo scusa ai diretti interessati, è un risultato, dicevamo, importante perché davanti al Fondi restano tutte più o meno ferme dalla capolista in giù, a parte il Francavilla che ha vinto 3-0 in trasferta contro la Turris. Adesso però andiamo a vedere cosa succederà nel prossimo turno, nella 28esima giornata che si giocherà però tra 2 settimane perché la Serie D avrà un turno di stop per il torneo di Viareggio. Il Fondi in casa ospiterà la Virtus Francavilla, proprio la capolista, due squadre che soffrono un po' di pareggite. La Virtus Francavilla ha preso il 5º pareggio nelle ultime 6 partite, proprio nello 0-0 contro il Manfredonia. Un'altra partita che ci può interessare è sicuramente quella tra Pomigliano e Torrecuso, proprio perché il Pomigliano è la principale inseguitrice del Fondi in classifica, sono i 3 punti distanziano la squadra di Mariani dal Pomigliano che va a cacciare un posto in zona playoff. Noi seguiremo come al solito tra 2 settimane la partita, vedremo come finirà per il Fondi di Mariani che è sempre a caccia di un, o meglio, sempre con il tentativo di rimanere e di blindare il 5º posto in classifica. Scendiamo in eccellenza, il girone B ha visto andare in scena la 26esima giornata di campionato, è una giornata dai risultati, diciamo, altalenanti, c'è una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le squadre del nostro territorio. Andiamo a vedere insieme però tutto quello che è successo. Ecco qui il Minturno innanzitutto che pareggia 0-0 contro l'Anzio in casa, blocca la seconda in classifica. Il Gaeta subisce un'altra sconfitta in casa, 3-1 la vittoria dell'Audace San Vito Empolitana, squadra che occupa la 3ª posizione in graduatoria, mentre c'è la vittoria esterna per 2-0 della Nuova Itri sul Roccasecca. Risultati molto importanti, c'è anche la vittoria del Ciampino, 4-0 è la 6ª vittoria esterna per la capolista che adesso tenta una mini fuga in classifica. La classifica che la vede appunto sempre al 1º posto a più 4 sulla principale inseguitrice che è l'Anzio Calcio, bloccata sullo 0-0 dal Minturno che a sua volta precede di 4 punti l'Audace San Vito Empolitana che ha battuto il Gaeta. Il Litri lo vediamo all'8º posto, 37 punti, guadagna una posizione a scapito dell'Arce che ha riposato in questo turno. Il Minturno e il Gaeta sempre in 13esima e in 14esima posizione, a meno 5 dalla salvezza per la squadra di Pernice che guadagna 1 punto sul Pomezia che è uscito sconfitto nella trasferta contro il Monte San Giovanni Campano per 2-1. Qual 14esimo posto il Gaeta a quota 21 punti, sono tanti i punti che la distanziano ormai dal Pomezia, sono addirittura 8 i punti che il Gaeta di Melchionna dovrebbe guadagnare per uscire dalla zona play-out. Abbiamo detto, adesso andiamo ad analizzare più o meno nel dettaglio le varie partite di cui vi abbiamo parlato. Innanzitutto partiamo proprio da quella che ha visto il Minturno pareggiare in casa contro Anzio per 0-0. Una partita molto combattuta, molto intensa, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Addirittura 3 le espulsioni combinate da un arbitraggio non proprio, diciamo, da Serie A, se vogliamo dire così. Minturno che si riscatta dopo 4 sconfitte consecutive. È il secondo punto, o meglio, che dopo 4 sconfitte consecutive fa il secondo pareggio in 3 partite, mentre Lanzio veniva da 3 risultati utili consecutivi, di cui 2 vittorie nelle ultime 2 giornate. Noi eravamo lì e allora andiamo a vedere per bene cosa è successo con la sintesi e le interviste del dopopartita. Sì, noi andiamo su ogni campo e sapevamo che quello di Scauri non era dei più facili. Abbiamo provato a fare la partita nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni.
purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Poi è salito in cattedra l'arbitro con la prima espulsione, che penso che dalle immagini è alquanto discutibile. E nell'ultima azione ci ha negato questo calcio di rigore che, a mia vista, dalle tribune era più che netto. Non capisco il merito di giudizio. Da diverse settimane ci scontriamo con questi meriti di giudizio, ma nulla a togliere al Minturno, che ha fatto un'ottima gara. Niente, no, avete visto l'atteggiamento dei miei 9 contro 11, sono rimasti sulla partita, non ci siamo limitati solo a scuse, anzi abbiamo provato pure a ripartire per andarla a vincere. Noi siamo una squadra che è stata costruita per salvarci, e lo dico veramente, ad oggi stiamo giocandoci un altro tipo di campionato e ne siamo orgogliosi e fieri. Non conosco gli altri risultati, mi dicevano che forse c'è una battuta d'arresto dell'Artena che ci permette di aver conquistato un punto. Noi blindiamo volentieri quella seconda posizione che ci permette comunque di aver fatto un ottimo campionato. Sì, diciamo che al di là delle espulsioni in mezzo al campo, che sono valutazioni che la terna ha ritenuto opportuno prendere sia da un lato che dall'altro, comunque al di là di questo io penso che oggi il Minturno è ritornato a far capire che qui ce la giocheremo fino alla fine. Ma vorrei aprire una piccola parentesi, perché questa squadra già sono diverse partite che sta giocando in una certa maniera. Ovviamente poi torni a casa con 5-0 di Partena, dove il risultato ovviamente è rotondo, però sicuramente bugiardo, perché poi alla fine abbiamo fatto una partita di grande intensità per l'Artena e di crescita di tutto il gruppo. Ovviamente, ripeto, noi siamo sempre gli stessi e dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti di difficoltà che domenica per domenica incontreremo. Le espulsioni, le squalifiche, stiamo dando una mano, una grossa mano anche alla Juniores. I ragazzi ovviamente si stanno mettendo a disposizione, dove ieri abbiamo visto dopo 10 minuti, 5, abbiamo avuto un ragazzo subito con contratture, quindi sappiamo che viviamo di questo, quindi è veramente un grosso applauso a questi ragazzi. Sul campo di Monte San Biagio invece il Gaeta ha perso per 3-1 contro l'Audace San Vito Empolitana. Non era una partita semplice, si sfidava la squadra di Melchionna contro la terza forza del campionato. È successo tutto nel secondo tempo, ha aperto le marcature proprio l'allenatore dell'Audace San Vito, Greco. Le reti di Demofonti e di Regis, inutile poi nel finale, cioè meglio nel finale di questa serie di gol, la rete di Trani, classe 98, giovanissimo, a disposizione di Melchionna, è la quarta sconfitta consecutiva per il Gaeta, che poteva comunque dare la colpa anche ad alcune assenze importanti. La situazione di classifica l'abbiamo vista già insieme, comincia a farsi abbastanza preoccupante. Noi per adesso passiamo avanti e andiamo a vedere invece l'unica vittoria delle squadre del nostro territorio, che è quella per 2-0 in trasferta dell'Itri di Parisella contro il Roccasecca. I gol di Paola e l'autorete di Giustini, quarto risultato utile in 5 partite per la squadra di Itri, la seconda vittoria consecutiva per il team di Parisella, che abbiamo ascoltato ai nostri telefoni, non microfoni. Allora andiamo a sentire l'intervista all'allenatore dell'Itri. Sì, è stata una partita voluta da tutti quanti, perché sapevamo, volevamo dare continuità a un po' ai risultati, sapevamo che incontravamo una squadra che aveva bisogno di punti, sempre un cambio difficile per la categoria, però la squadra ha interpretato bene la partita, già dall'inizio siamo stati sempre presenti in mezzo al campo, abbiamo diretto noi la partita e su un campo un po' al limite, quando aveva voluto un po' pure il giorno prima, quindi la squadra si è espressa abbastanza bene anche sotto l'aspetto della condizione atletica. Primo tempo dove abbiamo chiuso il primo tempo 2-0 e poi nel secondo tempo, dopo un po' di pressing da parte loro che giustamente volevano recuperare la partita, poi abbiamo amministrato bene il risultato. Sì, noi adesso volevamo puntare a qualcosa di rimpinguare un po' la nostra classifica, abbiamo qualche punto secondo noi che potremmo avere qualche punto in più, però ecco, adesso è importante che la squadra stia bene atleticamente e fisicamente, quindi si riesca a esprimere a certi livelli. In pratica non è per programmare la stagione successiva, il nostro intento è quello di mischiare nel migliore modo possibile la stagione risalendo la classifica, come ho detto prima, quindi piazzarci nel miglior modo possibile. E poi l'anno prossimo più probabile. Sì, ma come hai detto prima tu, è un derby, quindi come tutti i derby sfuggono a qualsiasi risultato. Se guardiamo la classifica potremmo dire che saremo noi i favoriti, però non è così, perché il Minturno deve uscire da una situazione un po' difficile e quindi verrà a mettere cara la pelle, come ha fatto oggi
contro la seconda in classifica. Quindi domenica ci aspetteremo sicuramente una partita gagliarda, una partita tosta, dove da parte nostra ci sarà la massima determinazione per portare a casa i 3 punti e, come ho detto prima, per risalire un po' la classifica. Abbiamo sentito quindi le voci di alcuni dei protagonisti tra Minturno e Itri. Andiamo a vedere invece adesso cosa succederà nel prossimo turno, perché se la Serie D riposa, l'Eccellenza gioca e la 27esima giornata di campionato vedrà proprio la squadra di Parisella e la squadra di Pernice lottare per in questo derby, mentre aspettiamo che parta. Eccola qui la grafica, arriva quasi puntuale. Derby tra Nuova Itri e Città di Minturno, partita fondamentale per la squadra di Pernice per cercare di ridurre ancora di più le distanze dalla zona play-out, o meglio dall'uscita della zona play-out. Il Gaeta invece è impegnato nella trasferta di Morolo, partita altrettanto importante soprattutto perché il Morolo è nella parte destra, come si suol dire, della classifica. Altre partite che ci interessano, innanzitutto lo scontro, il testa coda tra il Città di Ciampino e il Città di Monte San Giovanni Campano. Monte San Giovanni Campano 15esima, quindi alle spalle proprio di Minturno e Gaeta, e poi lo scontro di bassa classifica tra Pomezia e Roccasecca, una partita che dovremo sicuramente seguire con molta attenzione, perché un pareggio o una vittoria delle due chiaramente favorirà la rincorsa proprio di Minturno e di Gaeta per uscire dalla zona play-out. Scendiamo in promozione, andata in scena la 24esima giornata del girone B, una giornata favorevole al Formia, sfavorevole per le altre squadre del nostro territorio. Andiamo a vedere insieme tutto quello che è successo in questa 24esima giornata. Il pareggio appunto del Formia 0-0 in trasferta sul campo del Sezze. L'Ausonia pareggia in trasferta 1-1 contro l'Aurora Vodice Sabaudia, il Lenola che ha riposato, e poi la sconfitta pesante del Suio in casa contro il Sermoneta, che in questo modo però continua la sua rincorsa un posto in zona playoff. Un altro risultato che ci interessa è il pareggio tra Lati e Real Cassino Terra di Lavoro, è un pareggio appunto che ci interessa proprio in ottica Formia, perché grazie a questo risultato il Formia può guardare al proprio pareggio senza troppo rammarico, perché le distanze in classifica tra le due squadre restano invariate. Il Formia resta primo a 51 punti più 4 sulla Latri. Il Sermoneta, grazie a questa vittoria, arriva a quota 46, rimonta, va a meno 5 dal Formia, a meno 1 dalla Latri. Il Lenola, che lo vedete ha riposato, ma ha scalato una posizione in classifica al quarto posto a quota 43, perché nonostante il riposo ha recuperato una delle giornate che c'era, l'unica giornata che aveva da recuperare, vincendo 4-0 contro il Borgo Ermada. L'altro recupero è quello tra Arpino e Tecchiena, finito 1-1. Noi continuiamo guardando la classifica, 39 al sesto posto l'Ausonia, che guadagna un'altra posizione a scapito del San Michele, e il Suio che resta al nono posto a più 6 dalla zona play-out. Andiamo adesso ad analizzare un po' più nel dettaglio quello che è successo proprio sui campi, partendo proprio dal pareggio dell'Ausonia, che con questo 1-1 raggiunto al 90esimo dopo la rete di Cagliazzo è arrivato il pari della squadra di casa di Cerqua. Tante polemiche anche per il Sabaudia nei confronti del direttore di gara Bruni di Frosinone, addirittura ci sono 4 espulsi per la squadra di casa, anche se solo uno dal campo, perché uno in panchina e 2 dopo il 90esimo minuto. Il Formia invece pareggia 0-0, la partita sicuramente più di cartello, perché vedeva contro la prima in classifica contro la quarta in classifica. 1-0-0 a cui Rosolino non guarda con particolare rammarico, anche se il Formia non è riuscito a sfruttare quella che a un certo punto è stata una doppia superiorità numerica, perché sono state 2 espulsioni per il Sezze, padrone di casa, una nel finale di partita. Il Formia non è riuscito ad andare oltre lo 0-0. Noi abbiamo ascoltato mister Rosolino al telefono e andiamo a sentire insieme quello che ci ha detto. Sì, ma sono molto contento, molto soddisfatto del risultato, anche e soprattutto perché questo è legato ad una bellissima prestazione da parte nostra. Abbiamo dominato dal primo all'ultimo minuto, e solo una prestazione sopra le righe del loro portiere, adesso non ricordo come si chiama, ci ha impedito la vittoria. Siamo stati bene sul campo, abbiamo combattuto, grinta, determinazione, non dimentichiamo, è stata
candidato a vincere questo campionato. No, niente di che, insomma, ma noi sappiamo benissimo il percorso che dobbiamo fare, dobbiamo cercare nel limite del possibile cercare di vincerle tutte, se ci riusciamo saremo matematicamente vincenti. Se non ci riusciamo, diciamo questo piccolo vantaggio che poi virtualmente sono due punti e un punto, perché il Sermoneta oggi è solamente il 5 punti. Domani, domenica, speriamo di recuperare ancora un po', questo diciamo ci tranquillizza un attimino. L'importante però, come ho detto prima, è di osservare con attenzione il comportamento dei propri giocatori e devo dire la verità, sono molto contento, soddisfatto, abbiamo fatto un'ottima prestazione, questa è la cosa più importante, almeno allo stato attuale. Poi i punti li faremo, i punti ci saranno alla fine. Ma sicuramente sì, anche oggi insomma, la gestione della gara è stata anche in proiezione in un certo senso di quello che mercoledì sarà il nostro, diciamo così, scenario intimo, insomma, conquistare la finale, perché tra 15 giorni sapremo se siamo in finale o meno, quindi forse oggi c'è stata un po' particolare quella partita, quindi vediamo un po', aspettiamo mercoledì, tra 15 giorni. Vedremo se abbiamo, insomma, siamo riusciti a raggiungere il primo posto in classifica, la finalissima. L'ho sentito mister Rosolino, un pareggio che non fa troppo male perché anche a Latri è stato raggiunto dal Real Cassino Terra di Lavoro 1-1 al gol di Settani, ha risposto Taglialatela, quindi battuta d'arresto anche per la squadra di campo, tutto nel primo tempo. Però noi adesso andiamo a vedere cosa è successo tra Studio e Sermoneta, l'abbiamo detto, è un 4-1, un passivo pesante nonostante il Studio abbia dato l'anima nella partita casalinga, è la quinta vittoria consecutiva per il Sermoneta, 24 gol nelle ultime 5 partite, una media assurda di quasi 5 gol a partita, le doppiette di Ciccarelli, scusate, è onorato il gol poi di Roberto in mezzo sul punteggio di 2-1 che purtroppo non cambia il risultato della partita, espulso anche Cicala per i padroni di casa che si fermano dopo 3 risultati utili consecutivi. Noi eravamo lì, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare i due tecnici, allora anzi il tecnico del Sermoneta e uno dei dirigenti del Suio, andiamo a sentire quindi le interviste a Stefanini e Padovano. Vabbè, abbiamo giocato contro una grandissima squadra, se non sbaglio ha fatto 10 risultati consecutivi, sicuramente è una squadra che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato insieme al Formia, sono di un'altra caratura, però va fatto i complimenti comunque al Sermoneta che ha giocato una grossa partita. L'unico rammarico che mi preme è ancora rimarcare l'arbitraggio che è stato veramente scandaloso, e dire veramente poco scandaloso, perché un arbitraggio così non l'ho mai visto. No, giustamente quando si perde va anche dato merito ai vincitori, quindi va bene così, sono la nostra squadra, sicuramente è un altro livello rispetto alla nostra, però giustamente dobbiamo anche ricordare e sottolineare un'altra volta che l'arbitraggio è stato del tutto al di sotto delle aspettative, chiaramente un arbitro così essendo arbitrario gli esordienti, non so, gli allievi provinciali, con tutto rispetto alla categoria, quindi veramente l'unico rammarico è questo, perché purtroppo la partita è stata una partita tranquilla, anche le due squadre non si sono comunque sono dato di santa ragione in mezzo al campo, poi a 3.090 minuti tutto regolare, tranquillo come deve essere il calcio, però purtroppo vengono sempre macchiati da questi arbitri che vogliono fare i protagonisti a tutti i costi, quindi l'unico rammarico è questo, per il resto devo dire rinnovo i complimenti al Sermoneta. C'è stato un cambio di guida tecnica di recente, a cui sono seguiti dei risultati comunque utili consecutivi, è arrivata anche la prima vittoria in trasferta nell'ultimo turno prima di questa giornata. Quindi comunque ci sono le condizioni, arbitri permettendo, di chiudere la stagione in modo sereno. Guarda, dico la sincerità, anche quest'anno non è che abbiamo incontrato arbitri che ci hanno penalizzato molto e hanno arbitrato il giusto, dico solamente rimarcare l'arbitraggio così, una partita ci può anche stare, tra virgolette, però siccome giochiamo già contro una squadra che è molto molto forte sulla carta, non è che ha bisogno di questi aiuti per poter vincere il campionato. Comunque rinnovo veramente un grosso in bocca al lupo a Sermoneta, che ha dimostrato comunque di essere un'ottima squadra costruita bene, quindi loro hanno vinto meritatamente, arbitraggio a parte, quello è il mio sfogo.
però se la Sermoneta va fatto, fa fatto i complimenti, è comunque una grossa questa squadra che lotterà sicuramente per la vittoria finale insieme al Forne. Prossimo turno si va all'Idola, si incontra una squadra, ecco, una partitaccia su carta. Noi comunque, ti ripeto, noi ci facciamo, giochiamo parte per partita, quindi la squadra giustamente sta in una buona condizione fisica, anche se oggi è stato, ti ripeto, è stata una partita un po' altalenante, un po' diversa, potevamo comunque fare qualcosina in più, però noi ne andiamo all'Eno, andiamo a dire la nostra con tranquillità e con i piedi ben saldi per terra. Sappiamo che l'obiettivo dei 40 punti dobbiamo farla più presto possibile, per il resto va bene così. Beh, certo, noi avevamo timori di questa sosta perché venivamo da un filotto di vittorie che questa sosta poteva fare qualcosa di male, invece la squadra ha reagito bene su un campo ostico contro una squadra organizzata e contro una squadra che veniva da molti risultati. Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi, pur mancando di qualche persona, significa che i ragazzi recepiscono tutto il lavoro che facciamo durante la settimana e questo, sono molto orgoglioso di come è andata la partita. Manca ancora molto alla fine del campionato, però la classifica in questo momento vi vede, stando almeno agli aggiornamenti che ci arrivano dagli altri campi, a meno 1 dal secondo posto, addirittura a meno 4 dal primo. Qual è il vostro obiettivo a questo punto? Ma l'obiettivo è pensare ogni domenica di fare la nostra partita, i conti li facciamo a maggio. Credo che questa è una squadra che nelle ultime 16 partite ha fatto 14 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Credo che è una squadra che merita la posizione che ha. E un ringraziamento va davvero alla società e al presidente Dian che mi ha messo a disposizione questi ragazzi che sono eccezionali. Adesso si torna a casa e gioca contro la Latri, praticamente uno scontro diretto, c'è la possibilità di addirittura fare un sorpasso che vi metterebbe in condizione di puntare effettivamente al primo posto o quantomeno un piazzamento di nobile, diciamo, in vista dei playoff. No, noi domenica sappiamo di giocare contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e sappiamo anche i limiti nostri e i mezzi che abbiamo per fare una grande partita domenica allo stadio di Novara. Piccola nota di colore prima di passare al prossimo turno, oddio, di colore, c'è stato l'esordio sulla panchina del Pontinia di Fabrizio Cencia, esordio favorevole perché Pontinia vince 2-0 contro l'Atletico Boville, resta comunque al 14° posto in piena zona playout. Noi però adesso andiamo a vedere cosa succederà la prossima settimana nella 25esima giornata di campionato. Il Formia se la vedrà in casa contro il Borgo Ermada, 16° a meno 4 dalla salvezza, quindi una squadra che ha tutto l'interesse a fare un risultato positivo nel fortino di mister Rosolino. Poi l'Insieme Ausonia che sfiderà il Calcio Sezze, partita impegnativa perché la quinta in classifica non vuole sicuramente più perdere terreno nei confronti della zona playoff, e la Pro Calcio Renola che se la vedrà in casa contro il Suio, un derby carico di suggestione proprio perché la Pro Calcio Renola ancora cerca di inserirsi a soli 3 punti dalla zona playoff, cerca di inserirsi quindi nelle 2 posizioni utili per andare a giocarsi un posto in categoria superiore. Altra partita che ci interessa è lo scontro di testa, perché ci sarà una partita fondamentale per il Formia e anche per il Lenola, perché si sconteranno proprio Sermoneta e Alatri, la terza in classifica contro la seconda. Chi perde rischia di perdere il treno del Formia e è costretto poi a guardarsi le spalle dalla Pro Calcio Lenola. Inoltre il Formia, oltre a dover affrontare il prossimo turno la domenica che verrà, sarà impegnato mercoledì, perché mercoledì si va, l'avete sentito anche nelle parole di mister Solino, peraltro nell'intervista telefonica, affronterà il Real Colosseum nella semifinale di andata di Coppa Italia mercoledì 9, quindi domani. Noi saremo lì, lo seguiremo insieme e vi faremo sapere com'è andata. Scendiamo in prima categoria, girone H, andiamo subito a vedere tutti i risultati della 22esima giornata di campionato. Eccole qua, compriamo subito la nostra prontissima grafica. Allora, innanzitutto il 1-0 dell'Antonio Palluzzi sulla Polisportiva Bassiano. L'1-0, vittoria fuori casa del Monte San Biagio sul Monte Nero. Il pareggio per 3-3 dell'Atletico Castelforte sul Samagor. Lo 0-0 tra Sonnino e Privermo, mi sono perso la vittoria in trasferta del 2-1 del Montello Calcio sull'R11 Latina.
Vittoria dello Sporting Vodice 1-0 sul Atletico Benzizza, la vittoria in casa 3-0 e San Cosma e Damiano, una vittoria fondamentale ai fini della classifica. Non ho saltato un risultato, l'ho lasciato per ultimo apposta, la vittoria esterna per 2-0 della Don Bosco Gaeta sulla parrocchiale Borgo Grappa, perché ne possiamo parlare con i diretti protagonisti. Primo di tutti, Simone Schiano, benvenuto. Ciao, buonasera. Simone, mentre chiediamo alla grafica di far ritornare i risultati sul nostro, eccoli qui, vogliamo commentare un attimo insieme questa giornata, un po' in senso globale, e poi scendiamo più nel dettaglio con la vostra partita. Beh, per quanto ci riguarda è stata sicuramente una giornata molto positiva, non solo per il nostro risultato, che è stato importantissimo sicuramente, ma anche perché il Sonnino e il Benzizza, il Sabotino e il Benzizza hanno perso, e quindi abbiamo recuperato 3 punti che per noi sono fondamentali a questo punto del campionato. Infatti con questa vittoria vi portate a meno 4 dalla salvezza, visto l'andamento ultimamente state riuscendo, potreste riuscire in quella che in tanti stavano immaginando come una vera e propria impresa. Sì, ci stiamo provando, ci dobbiamo riuscire. Allora adesso entriamo un po' più nel dettaglio della partita che avete giocato, questa vittoria in trasferta, come è arrivata, diciamo tutto una rete per parte, una rete per tempo, come si chiama, una partita all'inglese, diciamo, una vittoria all'inglese. È stata una partita molto combattuta perché ovviamente era uno scontro diretto. E abbiamo sofferto un po' all'inizio, i primi minuti della partita, siamo rimasti un po' bassi, abbiamo concesso un po' di campo, però col passare del tempo siamo riusciti a pressare meglio i nostri avversari, abbiamo risalito il campo e quindi siamo riusciti a imporre il nostro gioco, e grazie a un calcio di rigore nel primo tempo e poi a un altro bel gol di Forlani nella ripresa abbiamo portato questa partita, questi 3 punti che per noi sono, come ho detto prima, sono fondamentali. E il gol del raddoppio, scusate, mi sono imbrogliato con la lingua, è arrivato poi in superiorità numerica, sì, nel finale, grazie a un'espulsione di Muro poco prima del vostro gol del 2-0. Sì, c'è stato questo episodio che si è venuto a creare un parapiglia in campo e animi un po' accesi, l'arbitro ha ammonito per la seconda volta Muro, e quindi noi ci siamo trovati in superiorità numerica e abbiamo gestito il vantaggio e siamo riusciti a vincere, anche se diciamo abbiamo sofferto un po' troppo nel finale nonostante la superiorità numerica, però per fortuna abbiamo portato la partita in porto. Questa vittoria vi risolleva da un periodo comunque che stava diventando piuttosto negativo. Voi come vivete in campo questa situazione, la consapevolezza di doverle, se non vincere tutte, vincere almeno le gare casalinghe? Chiaramente questa è una vittoria in trasferta, quindi vale anche doppio, vale il triplo perché era contro una diretta concorrente che avete superato in classifica, la possibilità di lasciare più indietro la zona di retrocessione diretta e di avvicinarvi ancora di più alla zona salvezza. Come vivete questa situazione, come l'ambiente nello spogliatoio? Lo chiedo a te, magari anche abbiamo parlato appunto di un'espulsione, ne vediamo tante dalle categorie, dall'eccellenza in giù, aumentano in maniera esponenziale, se magari questo aspetto del vostro campionato, il fatto di dover lottare per la salvezza, magari ti preoccupa un po' tu che vivi dal campo, o se il clima nello spogliatoio invece è sano, non so come... No, guarda, devo dire che quest'anno abbiamo veramente un gruppo fantastico di ragazzi, siamo, oltre ad essere una squadra, siamo un gruppo di amici, e questo è fondamentale per queste categorie, credo. Questo può essere il nostro, deve essere il nostro valore aggiunto. Stiamo lottando ogni partita, cerchiamo di dare il massimo per portare più punti a casa possibile. Domenica abbiamo un altro scontro importantissimo col Montenero, dobbiamo cercare assolutamente di fare 3 punti, però per quanto riguarda l'ambiente ci alleniamo sempre in tanti, siamo in tanti a fare allenamento, ci divertiamo anche grazie al lavoro che hanno fatto mister Davante e mister Leccese. Hanno creato davvero un bel gruppo e quindi andiamo avanti, lottiamo ogni partita e cerchiamo di raggiungere questo obiettivo. Va bene, allora noi ringraziamo Simone Schiano per essere stato con noi. Prego. E intanto andiamo a vedere la classifica, cosa è successo dopo la 22esima giornata di campionato. Rimane in testa il Sonnino a 54 punti, 50 lo Sporting Calcio Vodice, il San Cosma che non perde terreno rispetto alle squadre di testa a 38 punti, scendendo troviamo il Monte San Biagio a 35 che scala una posizione in classifica e continua a proporre la propria candidatura in zona playoff.
Scala una posizione anche l'Atletico Castelforte a quota 26 in decima posizione, più in basso appunto la Don Bosco Caeta al 14esimo posto, ritorna al 14esimo posto, 17 punti, meno 4 alla zona salvezza, e qui possiamo parlare direttamente con il principale forse interessato, mister Francesco Damante. Mister, benvenuto. Buonasera. Allora, abbiamo visto la classifica come si è mossa dopo la 22esima giornata, voi avete guadagnato una posizione, ma soprattutto avete rimesso a meno 4 la salvezza, avete rimesso a più 5 la retrocessione. Domenica è stata una vittoria importante perché, come diceva Simone, abbiamo sconfitto una diretta concorrente e abbiamo accorciato la classifica, ma soprattutto ci siamo messi il Borgo Grappa alle spalle di 3 punti. Non dimentichiamo che nel caso dovessimo acquisire più di 8 punti dalla penultima non si andrebbero neanche a fare i play-out, e domenica in realtà è un turno che per noi potrebbe essere favorevole, perché vincendo Borgo Grappa e Montero hanno scontri difficili, potremmo anche andare a 6 punti. Come invece vogliamo, se sarà tente, di commentare anche un po' l'andamento delle vostre cugine, si chiamano così le squadre comunque del nostro territorio, quindi che vi sono vicine almeno dal punto di vista appunto geografico. Abbiamo visto, mentre è tornata la classifica in grafica, appunto il San Cosma e Monte San Biagio che stanno giocando un posto nei playoff, il Castelforte che ha la possibilità di viversi insomma un finale tranquillo di campionato, e chiaramente poi il vostro campionato che non so poi come si sente di giudicarlo, se vi aspettavate una stagione così complicata, complessa, o se siete comunque, guardate a questa salvezza potenzialmente vicina con ottimismo. Vabbè, Sondino e Bodice fanno un campionato a parte e sono già in promozione dall'inizio della stagione. Per la lotta al terzo posto sarà molto difficile, è bello perché San Cosma, Monte San Biagio, R11, Montello sono tutte lì. San Cosma di Mister Canischi, che poi noi andremo ad affrontare fra 2 turni, è una bella squadra, si è rinforzata con Mallozzi, è una squadra che lotta chiaramente per salire. Monte San Biagio anche una bella squadra, noi l'affronteremo alla fine, una squadra molto di esperienza, mentre il Castelforte è una squadra bella quadrata, rocciosa, già con mister Turcinardi secondo me proponeva un buon calcio, e ora con mister Perrotta si sta confermando su una classifica media che però gli ha fatto raggiungere una salvezza penso tranquilla a questo punto. Sì, adesso torniamo a parlare di voi nello specifico, come abbiamo detto avete la possibilità di mettere ancora più punti dietro di voi e per accorciare a quelle che stanno davanti, perché nel prossimo turno affronterete il Montenero, squadra fanalino di coda della classifica, che comunque nonostante tutto dista solo 5 punti da voi in classifica, quindi guai a sottovalutare l'avversario. Domenica prossima per noi sarà fondamentale perché dobbiamo assolutamente vincere e come detto prima, vincendo andremo ancora di più ad accorciare e a staccarci. All'andata a Montiero abbiamo vinto, quindi anche per il discorso degli scontri diretti sarebbe fondamentale vincere. I ragazzi si allenano sempre, ce la stanno mettendo tutta e domenica finalmente abbiamo ottenuto un grande risultato dopo comunque 7-8 partite che facciamo delle buone prestazioni. Adesso se non riusciamo a tornare a vedere il prossimo turno, commentiamo un po' insieme anche le partite delle squadre che vi riguardano più da vicino. Innanzitutto, come abbiamo detto, proprio la parrocchiale Borgo Grappa, squadra che dovete distanziare, come ha detto lei, almeno di 8 punti, gioca contro l'Atletico Castelforte, l'Atletico Baensizza e il Sabotino invece saranno impegnati, io faccio fatica a guardare perché ci vedo poco bene, l'Atletico Baensizza contro l'R11 Latina e il Sabotino contro Antonio Palluzzi, basta guardare in ordine alfabetico, io come al solito mi perdo un bicchiere d'acqua. Sarà una giornata che per noi potrebbe essere positiva perché il Castelforte in casa è una squadra molto, molto rocciosa. L'Antonio Palluzzi affronterà il Sabotino fuori casa, però anche loro stanno lottando per cercare di ottenere una promozione. Sono anche, se non sbaglio, in semifinale o in finale di Coppa Italia. Mentre il Baensizza gioca contro l'R11 Latina e l'R11 di Mister Salvatori, che è una squadra. Una bella squadra quadrata che a quanto pare anche loro cercano di raggiungere il terzo posto. Dal San Cosma alla Samagro sono tutte lì per cercare di salire. Basta una vittoria, una sconfitta per far cambiare le posizioni. Ah, noi ti volevo chiedere un'ultima domanda proprio sul clima magari che si respira
all'interno dello spogliatoio, voi che siete gli allenatori avete, diciamo, il compito di tenere a bada i vostri giocatori nei vari eccessi oppure comunque di tenerli sempre sul pezzo, concentrati fino alla fine del campionato. Se è un lavoro che ti riesce facile nonostante la situazione di classifica o se stai trovando qualche difficoltà, non voglio mettere in difficoltà, se devo mentire spudoratamente, no, mente anche spudoratamente. Guarda, noi siamo terz'ultima a 17 punti, però siamo una rosa di 24 ragazzi, penso che nessuno in prima categoria ha una rosa di 24 ragazzi, 25 un ragazzo domani partirà imbarcato. Siamo 24, in allenamento ci alleniamo almeno in 20, abbiamo preparato l'atletico, fisioterapista, preparato dei portieri, io che alleno, Simone Leccese che fa il secondo, allena con me. Siamo, secondo me, una bella realtà, una squadra che ogni volta va in campo con 7-8 under, su 24 ragazzi 16 sono under ed è una cosa bella, tutti di Gaeta la maggior parte, una cosa bella, ci stiamo divertendo, speriamo di ottenere la salvezza perché secondo me ce lo meritiamo. Va bene, allora io ti ringrazio per essere stato con noi, nel frattempo per chiudere il discorso sulla prima categoria è da ricordare che nel prossimo turno ci sarà il derby proprio tra Monte San Biagio e San Cosma e Damiano. Noi ringraziamo nuovamente Francesco Davante per essere stato con noi. Grazie a voi. E andiamo avanti col programma. Ringraziamo ancora gli ospiti della Don Bosco che sono stati con noi fino a poco fa, ma noi dobbiamo scendere di un gradino e andiamo in seconda categoria, girone M, andata in scena la 22esima giornata di campionato. Andiamo a riepilogare velocemente quelli che sono stati i risultati. Innanzitutto la vittoria delle due squadre in testa al campionato, la Nuova San Bartolomeo che schianta il Penitro 5-1 e la vittoria dell'Atletico Cervaro 4-1 sullo Spinium Football. Ritorna a vincere dopo un periodo negativo il Cervaro e resta appaiato al Bartolomeo in testa alla classifica. Continuiamo con San Lorenzo Castrocielo, la vittoria esterna è Castrocielo per 3-1, prima sconfitta della gestione Beato per il San Lorenzo che ha avuto anche l'opportunità di pareggiare sotto 2-1, c'è stato il rigore sbagliato di Nunez che ha di fatto poi condannato il San Lorenzo che ha subito anche il 3-1. La vittoria per 4-2 della Mistral che continua il suo percorso per salire in classifica e cercare un posto in zona playoff. E poi la vittoria di ampio margine dei Briganti di Itri per 6-0 sul Ponza, terza vittoria consecutiva per la squadra di La Rocca. Chiude il cerchio il derby, che non ultimo ma non ultimo, come si suol dire, oppure ci lasciamo il meglio per la fine. 4-0 la vittoria del Real Maranola sul Marina Maranola, goleata tutta nel secondo tempo con la tripletta di Esposito e il gol di Capozio, la seconda vittoria consecutiva per il Real Maranola che in questo modo può gestire nel migliore dei modi il finale di stagione. Andiamo a vedere adesso la classifica come è cambiata dopo questa giornata di campionato. Li vedete la Nuova San Bartolomeo e l'Atletico Cervaro che restano in testa a due punti di vantaggio dal Castrocielo, due punti di vantaggio del Castrocielo poi sulla Mistral che quindi va a cacciare un posto in zona playoff al quarto posto a quota 41, segue il San Lorenzo a 39, il resto delle posizioni rimangono pressoché invariate tranne il Penitro che scala di una posizione all'undicesimo posto, 24 punti nella zona playout, poi perdono tutti, fortuna per l'Esperia e il Marina Maranola che non diciamo che con le loro sconfitte non gli costano troppo. Abbiamo detto della vittoria dell'Atletico Cervaro esterna sul campo dello Spinium e torna a vincere dopo un primo negativo, l'abbiamo detto l'Atletico Cervaro che in questo modo resta a contatto con la Nuova San Bartolomeo in testa alla classifica, la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Ciufo che ha avuto anche un'espulsione dalla panchina, un arbitraggio non proprio soddisfacente a detta dei protagonisti della squadra di casa. Noi andiamo a vedere però le interviste che abbiamo realizzato a mister Ciufo e a mister Scagliarini dopo la partita. Mister, è arrivata una vittoria dopo, se non vado errato, erano quattro partite che mancavate dai tre punti, sono tre punti importanti dopo una partita molto difficile, almeno dal punto di vista nervoso. Sicuramente, diciamo che ci serviva questa vittoria per uscire da questo tunnel, da questo periodo insomma, dove i risultati non arrivavano. Parliamo solo di risultati perché poi l'atteggiamento della squadra, sia poi il fatto sta che comunque dominavi tutte le partite e non riuscivi però a concretizzare, questo ci dispiaceva tanto. Però oggi abbiamo dimostrato insomma, di essere vivi e di ritornare ad essere quella squadra che comunque fino adesso aveva dominato il campionato. C'è stato un calo che ha permesso alla Nuova San Bartolomeo di raggiungervi in classifica
domenica di appaiarsi, diciamo, in testa con voi con una partita in meno, quindi proprio in virtù di questo questa vittoria assume un valore particolare perché vi riconferma come una delle due squadre che si giocheranno il campionato da qui alla fine. Assolutamente sì, ma non credo che siamo solo nel San Bartolomeo, insomma ci sono le altre squadre dietro che comunque non mollano un attimo e quindi io credo che bisogna preoccuparsi anche delle altre squadre tipo Castrocello, tipo Mistral, che comunque sono squadre competitive. Diciamo dalla parte nostra è che noi tutte queste squadre adesso le abbiamo incontrate, adesso si devono incontrare tra di loro e questo è tutto a nostro vantaggio. Se noi riusciamo ad avere il ritmo che abbiamo avuto fino a 4 partite fa, io credo insomma che possiamo giocare un ruolo fondamentale e importante in questo campionato. Prossima partita è contro il Real Maranola, come preparerete questa partita sapendo che incontrerete una squadra, diciamo, della stessa zona di classifica dello Spinium che avete battuto oggi? Sicuramente la dovremmo affrontare con la stessa determinazione e cattiveria sotto porta che abbiamo fatto oggi, perché poi il resto, tutto il resto, le altre partite non è che ci è mancato, insomma. Mister, è arrivata un'altra sconfitta, sembra che questa vittoria proprio non voglia tornare dalle vostre parti, però anche oggi è stata una prestazione di carattere, una partita difficile sotto più punti di vista. Sì, oggi ci aspettavamo una squadra così perché comunque viaggia nei posti alti della classifica, è stata una partita combattuta e non posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi, purtroppo sono 4 turni che ci dice male e aspetteremo la prossima vittoria. Si giocava contro la squadra che è prima in classifica o seconda a pari merito con la prima, che dir si voglia, è stata una partita, abbiamo detto, difficile sotto tanti punti di vista, che è stata anche incattivita, se possiamo dire così, da una direzione arbitrale non proprio in forma, ecco, diciamo così. Ma guarda, le prime due della classe, il Cervaro e il San Bartolomeo, viaggiano là sopra, hanno persone di altre categorie, quindi alla fine ci può anche stare perdere in queste situazioni, ma sinceramente con un soggetto che su ogni fallo che facevamo era un cartellino giallo, non se ne può proprio più, perché quest'anno da queste parti ce ne hanno mandati proprio parecchi e ogni partita è sempre la stessa storia. Figurati che un ragazzo dalla panchina gli ha detto arbitro con il gomito alto, non gli ha detto niente di male e l'ha cacciato fuori dopo nemmeno un quarto d'ora di partita, cioè non si può una cosa del genere. Verso la prossima, c'è comunque una prossima partita da affrontare, una trasferta complicata almeno dal punto di vista logistico perché si va a Ponza, una partita, diciamo, che in tanti hanno saltato quest'anno per via delle condizioni meteo. Come preparerete comunque questa partita pensando anche al fatto che magari i risultati non riescono ad arrivare, anche perché ogni partita sembra di avere gli uomini contati? In questo momento ci dice male, un po' le squalifiche, un po' gli infortuni, e stiamo arrancando, diciamo, arrivare a 14-15 persone. Il Ponza lì comunque è un campo ostico, si fa rispettare in casa e noi andremo lì naturalmente sempre per vincere. Poi ogni partita ha una storia a sé. Abbiamo sentito le voci dei protagonisti, adesso andiamo a vedere cosa succederà nel prossimo turno di campionato, la 23esima giornata. Innanzitutto i due scontri tra delle due capoliste, l'Atletico Cervaro che andrà in casa a ospitare il Real Maranola, sfida tra le altre cose che si ripeterà mercoledì prossimo, perché in Coppa Lazio l'ultima partita che chiuderà il girone vede Cervaro e Maranola appaiate a 1 punto e il Casalotto in testa a 2, quindi chi vince passa il turno. Poi la nuova San Bartolomeo che sarà ospite del Castrocielo, lo scontro di testa è importantissimo per le inseguitrici, prima tra tutte la Mistral che farà visita alla Viz Ceprano, Espera San Lorenzo, Marina Maranola, Real Piedimonte, Penitro Briganti e Ponza Spinium Football a chiudere il cerchio della seconda categoria, le squadre del nostro territorio della seconda categoria, con la squadra di Ciufo che cercherà riscatto proprio nella trasferta ponzana, che poi recupererà pochi giorni dopo, perché stesso martedì dovrà giocare il recupero della gara d'andata proprio in casa contro gli isolani. Ultimo gradino della nostra scaletta, terza categoria, girone A di Latina, andiamo a vedere cosa è successo nella 22esima giornata di campionato. L'Atletico Terracina e Nuova Cos Latina hanno visto sospendere la propria partita dopo una rissa che è costata 11 espulsioni.
È stata richiesta e ottenuta anche l'intervento delle forze dell'ordine. Giovedì si attende il responso del giudice sportivo, è stato necessario quindi l'intervento dei carabinieri per sedare questa rissa e fare in modo che si potesse tornare tutti a casa senza ulteriori danni. Noi però adesso andiamo a vedere i risultati in campo, perché innanzitutto c'è da commentare la vittoria, la 13ª vittoria consecutiva con 4 gol di Bernardini del Città di Sonnino, che vince 5-2 in casa della Virtus Lenola. Il nuovo San Cosma e Damiano, che vince 5-0 contro lo Sporting Santa Croce, torna a vincere il Grunuovo, è importantissimo per tenere a distanza le inseguitrici che cercano un posto d'accesso alla zona playoff, anche perché la Virtus Vindicio è uscita sconfitta contro la Città di Terracina per 3-1 e la Nuova Real Spigno ha vinto invece 3-0 contro il Centro di Cultura Popolare di Formia, quindi le inseguitrici che si fanno sempre più agguerrite. La vittoria chiude il cerchio, la vittoria per 5-0 del San Magno Calcio sul campo del Mondo Calcio Formia. Adesso andiamo a vedere la classifica, come è cambiata dopo questa giornata di campionato. Il Sonnino, che resta in testa, ha 6 punti di vantaggio dalla Città di Terracina, che mantiene poi 6 punti di vantaggio rispettivamente sull'Atletico Terracina. Boca Itri, Castelforte, San Magno Calcio e Virtus Lenola. Il San Cosme e Damiano ha 28 punti, deve cominciare a guardarsi dalla Nuova Real Spigno e dalla Virtus Vindicio, che a meno 4 insidiano il posto in zona playoff. Chiude il cerchio, come al solito, il Centro Cultura Popolare, che rimane ultimo a 4 punti. Questa era l'ultima notizia che dovevamo dare, quindi non è vero, sto scherzando, c'è il prossimo turno. Andiamo a vederlo insieme, il prossimo turno, la 23ª giornata di campionato. Io faccio questi belli scherzoni. Innanzitutto gli Amatori Castelforte contro Grunuovo San Cosma e Damiano, Anzera Sabaudia, Boca Itri, Mondo Calcio Formia, Nuova Latina e Sonso, Nuova Real Spigno, San Magno Calcio, Nuova Costa Latino, Centro Cultura Popolare, Sporting Santa Croce, Virtus Lenola, Virtus Vindicio, Atletico Terracina, e abbiamo lasciato per ultima quello che sarà lo scontro di testa della classifica, che si affronteranno la prima contro la seconda, la possibilità per il Città di Terracina, vincendo a Sonnino, di riaprire di fatto il campionato. Questa volta per davvero è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo appuntamento con Overtime Futsal e Football, e lascio la linea a Overtime Futsal ai nostri carissimi Luca Masiello e Felice Pantanella. Grazie e alla prossima settimana.